La famiglia di Forza Italia oggi rappresenta l'unico riferimento di centro moderato, popolare, europeista e liberale. Valori, come ho detto, in cui credo e che sono alla base della mia formazione. Parla il neoazzurro, Forza Italia accoglie l'ex 5 Stelle Gianluca Rospi, che comunica la decisione di lasciare Coraggio Italia direttamente a Silvio Berlusconi in un incontro avvenuto a Roma a Villa Grande, un colloquio a quattro occhi nel corso del quale l'onorevole ribadisce la volontà di aderire a un nuovo progetto politico e lanciarsi in una nuova avventura. Rospi, ingegnere, già presidente dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Matera, professionista nel settore delle infrastrutture ed energie rinnovabili, rimarca il suo profilo e il suo retaggio civico. Sono stato candidato su richiesta del Movimento 5 Stelle come indipendente perché professionista, ingegnere, rappresentante della società civile. Fallito poi il progetto del Movimento 5 Stelle, nel dicembre del 2019 ho lasciato il movimento per approdare nel gruppo misto nell'area più vicina al centrodestra, in linea con i principi e valori popolari e liberali che condivido da sempre, area in linea anche e vicina ai principi e valori del Partito Popolare Europeo, gli stessi principi abbracciati dal gruppo di Forza Italia. Una decisione che per gli esponenti di Forza Italia confermerebbe l'ottimo stato di salute e l'attrattività del partito. In più, dal gruppo misto potrebbero arrivare altri deputati pronti a dare il loro sostegno a Berlusconi nella partita per il Colle. Rospi, archiviata la parentesi 5 Stelle, continua il suo impegno con i forzisti perché, spiega, vicino ai valori a lui più cari. Ritengo che la politica sia una missione con la finalità di risolvere i problemi delle persone e del territorio. Problemi che a mio avviso si risolvono solo se agganciati a valori ben precisi.